Io sono Chiara Nicoletti dalla 16ª edizione del Festival Passaggi d'autore Intrecci Mediterranei. Sono in compagnia del neo padrino di questo festival, Giacomo Ferrara. Grazie mille di essere qui con noi su Fred. Grazie a Roma. voi, insomma, per avermi invitato, ecco, sono molto, molto felice e onorato. Mi dispiace solo non poter essere lì in Sardegna, ecco. Esatto, infatti, perché anche io, ecco, non ci sto in Sardegna e invece di solito questa è ovviamente la prima edizione di 16 che si fa virtualmente da 3 all'8 dicembre. Però, come forse avrai letto e ti sarai informato, questo è un festival di cortometraggi mediterranei. Allora, la ragione per cui sei stato scelto è per questa tua carriera che non si preclude niente, nel senso che stai affrontando, hai affrontato in breve tempo tante narrative diverse. Quindi diciamo che abbiamo individuato in un anno, che è il 2015, quello un po' folgorante, perché non solo c'è stato Suburra, ma a proposito di cortometraggi, visto che appunto il festival li promuove, hai preso parte a un cortometraggio che era I Distesi, e quindi mi chiedevo come il festival dà il valore al cortometraggio come forma artistica a sé e non solo come si faceva un tempo come prova d'autore e quindi anche di attore. Come l'hai percepito all'epoca e come vedi il cortometraggio? È assolutamente una forma d'arte che approccio allo stesso modo, come se fosse una serie internazionale, come se fosse un'opera prima. È assolutamente il mio lavoro è sempre lo stesso, cerco di dare il massimo al 100% e poi soprattutto nel il cortometraggio è difficilissimo, perché tu devi raccontare una storia in pochissimo tempo e stessa cosa devi fare col personaggio. Quindi è una sintesi, una macrosintesi e spesso è difficile arrivare al goal del corto, però assolutamente quando ci riesci sei soddisfatto, perché appunto avendo poco tempo per raccontare una storia, vuoi comunque far vivere tutte le emozioni che prova il tuo personaggio, che la storia ha bisogno di raccontare. Quindi è un buon esercizio per un attore, non solo per un regista. È un buon esercizio, ma ti ripeto, è comunque un'altra forma d'arte, è un altro modo di raccontare una storia più corta, però sempre Ti una storia. ricordi che attore volevi essere al tempo? Adesso parliamo, sono passati solo pochi anni, però ecco, è cambiato molto per te. Quindi ti hai rimesso degli obiettivi, hai fatto un po' le scuole, cioè un percorso abbastanza, tra virgolette, canonico, teatro, accademia, quindi. Beh, pochi anni in realtà no, perché io ho deciso di diventare attore a 8 anni. Quindi Quindi proprio adesso ne ho appena. la mission. Ah. Sì, no, nel senso adesso ne ho appena compiuti 30 qualche giorno fa, quindi insomma. Auguri. Grazie. Sì, no, non sapevo che attore sarei diventato, sapevo che volevo fare l'attore, assolutamente, avevo la necessità di raccontare delle storie. Tutto nasce nel piccolo teatro dell'hotel che ha la mia famiglia, dove io salivo e intrattenevo i clienti. Tutto nasce lì che c'è stata la folgorazione, diciamo. E da quel momento io ho sempre avuto come unico obiettivo nella vita quello di diventare attore. E ho fatto un liceo dove studiavo cinema e teatro, poi a 18 anni mi sono trasferito a Roma, subito dopo il diploma. Ho studiato in un'accademia per 2 anni, che era l'Accademia Corrado Pani, e lì ho avuto la fortuna di incontrare Alessandro Prete, che è il mio acting coach, con il quale poi ho continuato a lavorare e con il quale lavoro tuttora da 11 anni ormai. Quindi, sì. Diciamo che è sempre stato nella mia testa voler diventare un attore. L'attore che sarei diventato non lo so, perché siamo sempre in continuo mutamento. Sia la società che l'essere umano, che noi, è un lavoro molto, molto antropologico quello dell'attore, quindi sicuramente voglio sempre spingermi oltre i miei limiti.
Esatto, come è cambiato infatti nel post-Suburra anche in termini di forme narrative che hai sperimentato? Hai altri obiettivi diversi da prima, magari? Veramente ho la voglia di raccontare le storie più disparate, storie che hanno la necessità di essere raccontate, ma che mi prendono in prima persona perché sento di voler assolutamente raccontare quella storia. Non voglio assolutamente fare scelte facili, non mi interessano. Per assurdo, prendo in considerazione anche ruoli più piccoli e non i protagonisti, perché magari mi intriga quel ruolo, non mi interessa. Cioè, se un ruolo mi piace, io lo voglio interpretare. Cioè, questo lo fanno anche i grandissimi. Sì, Queste, cioè, no. molti attori navigati e pluripremiati stanno scegliendo di fare piccole cose, però Sai, ecco. veramente si tratta di quello che ti rende felice, cioè effettivamente è quello. Poi io mi reputo di fare il lavoro più bello del mondo, quindi se non mi rende felice questo, diventa un problema. Al festival Passaggi d'autore ci saranno ogni sera, ci sono degli incontri, purtroppo virtuali, ma comunque degli incontri che speriamo siano floridi di discussioni e argomenti. Ce n'è uno dove abbiamo invitato dei registi giovani, ma soprattutto nel senso che sono accomunati da una voglia di andare oltre l'ovvio, come dire, è una nuova onda del cinema italiano. Tra questi ci sono registi e registi, tra questi c'è anche una carta conosciuta per te, cioè Fulvio Risuleo, quindi della cui opera prima sei stato il protagonista. Ecco, come ti sei vissuto quel periodo, quel momento e cosa ne pensi di questa nuova onda, se c'è, di cinema italiano e di registi italiani? Sì, assolutamente credo ci sia. Cioè, lo vediamo anche dai prodotti che stanno uscendo, nel senso si sperimentano cose nuove, poco italiane, alle quali siamo poco abituati a produrre e a vedere fatte da italiani. Quindi assolutamente c'è questa nuova ondata e poi c'è tutta una ondata di appunto registi, autori che vogliono raccontare le storie in un modo totalmente diverso. O magari come non si era mai visto prima in qualche modo. E Fulvio è sicuramente tra questi, è stato un incontro folgorante, ci siamo divertiti un sacco. È un personaggio a cui sono molto legato perché mi ha regalato molto. Era un po' quello che ero appena arrivato a Roma a 18 anni, sognatore. Con la voglia di giocare, di scoprire, lo sono ancora, però adesso sai, poi si cresce, si diventa sempre un po' più, si cerca sempre di diventare un po' più seri, però, però diciamo, assolutamente è stato un film interessante. Poi con Fulvio ci siamo, mi ricordo, ci frequentavamo molto spesso, ci facevamo lunghe passeggiate per Viale Trastevere a parlare del film, delle cose più disparate. Fulvio ha una sensibilità bellissima e un modo di raccontare le cose assolutamente unico, e soprattutto ha tanto coraggio, quello che ci vuole per raccontare un determinato tipo di storia. Lui vuole fare il cinema come lui sa fare, non vuole scendere assolutamente a compromessi. Ed è questa è una forma di coraggio e di arte, cioè è il coraggio di cui l'arte necessita. Ci vuole, come diciamo spesso, il Sì, sì, passo più lungo della gamba, tra virgolette. sì, sì. Sì, Fulvio è un tipo di cinema che è assolutamente unico. Ovviamente puoi trovare degli sprazzi di altri registi, ma direi sempre che quello è un film di Fulvio Risuleo. Sempre al festival, in un'altra sera c'è tutto un incontro, un evento sul videoclip. E lì ti ritrovo anche lì perché hai all'attivo, se ho calcolato bene, ben due, diciamo, videoclip, uno dove canti e uno dove balli.
per Angelica Canti hai cantato e per Rita Romancino hai ballato. E allora, due domande. Una più sulla forma del videoclip, che grandi registi ci hanno insegnato che anche lì non è solo a servizio di una canzone, ma cioè è un'altra forma d'arte cinematografica. Quindi volevo sapere il tuo pensiero, la tua esperienza su questo, innanzitutto, poi passiamo alle tue arti. Sì, assolutamente, è un po' come se fosse un corto, permettimi, nel senso che anche lì devi raccontare una storia, cioè che magari ti dà la canzone o che magari non c'entra niente, ma comunque sia deve essere una storia, deve avere un inizio e una fine, secondo me. Anche quando pensavamo con Angelica, visto che l'hai citata, a come girare il videoclip, io le idee che mi venivano erano proprio quelle di storie da raccontare che avessero un capo e una fine e che riuscissimo a raccontare una storia in quei 2 o 3 minuti della canzone. Quindi il videoclip adesso sta evolvendo, ci sono bravissimi registi di videoclip che poi fanno il salto al cinema, gli Yunus sono tra questi, e quindi sì, si stanno un po' assottigliando le distanze, no? Perché assolutamente il videoclip è una forma di arte che si sta sviluppando sempre di più. Parte da Michael Jackson, ovviamente. Da prima di Michael Jackson, però con Michael Jackson ha preso tutto un altro spessore, e poi ai giorni nostri. Sono anche grande fan di Spike Jonze, sì, vabbè, poi ci sono stati anche altri Sì, vabbè, noi ci grandissimi. ricordiamo che erano già i videoclip, però noi ci ricordiamo quelli di Michael Jackson perché erano veramente dei corti, dei piccoli film, e quindi lì c'è stata la svolta di non considerare il videoclip solo come qualcosa per promuovere la canzone, ma raccontare una storia, per essere il presupposto per raccontare una storia. Con questi videoclip, per chi non se ne fosse accorto, ci siamo accorti che sai fare anche altre due cose, cioè ballare e cantare. Quindi una formazione attoriale che direi molto anglosassone, se non altro, cioè i tuoi colleghi, per i tuoi colleghi nel mondo anglosassone è un po' più scontato saper fare un po' di tutto, in Italia meno, ecco. Come pensi, cioè, pensi sia necessario per la formazione di un attore essere un po' più completi e vedi un futuro anche in queste, ecco, sempre nel tuo lavoro di attore, però di coltivare anche queste altre due cose? Non voglio dire un Ryan Gosling o La La Land, però perché no, ecco. Perché no? Perché Scusa, no, perché no? esatto, voglio capire se Dillo, c'è un scusa. perché no. Sì, no, lo studio del canto è iniziato come propedeutico per venire a Roma, perché sapevo che le accademie avrebbero chiesto anche quello, quindi ho iniziato a studiare il canto anche per quello. Cioè la ragione è sempre stata la recitazione, è sempre stato quello l'obiettivo. Però mi sono accorto poi nel mentre che dovevo fare anche tante altre cose, dovevo studiare, più cose sapevo e più carte avevo da giocarmi, insomma. E l'ho studiato in accademia il canto, poi un po' l'ho lasciato, un po' lo ritrovo ogni tanto, prendo qualche lezione sporadica, cose così. Il ballo invece è nato come una necessità, quando ero piccolo mi veniva semplicemente di ballare, avevo voglia di ballare. E ballavo e non ho mai preso lezioni di danza, però mi è sempre stato detto che avevo una propensione buona per la danza e diciamo ci siamo anche nel video di Tiro Mancino, in quel caso ci siamo divertiti a ballare. C'è Alessia Gatta, la coreografa, e Vanessa Guidolin, la ballerina, mi hanno aiutato in questa coreografia di danza contemporanea. Insomma, avevamo pochissimo tempo, però abbiamo creato, secondo me, qualcosa di bello alla fine, quindi sono molto contento. E non vedo, sì, nel futuro, se capiterà, vi approccerò entrambe le arti, non mi spaventa, anzi, la curiosità
rinvigorisce lo spirito, diciamo così, mi rende ancora più curioso. Quindi, perché no, se mi si proporrà lo rifarò senz'altro. Hai invece, vedi nel tuo futuro, ecco qua qui si parla al Festival di Cinema d'Autore, ecco, non so per te cosa significhi questo cinema d'autore e se grazie anche all'esperienza così internazionale di Suburra, che comunque ti ha aperto attraverso Netflix a un mondo internazionale per cui sei un volto conosciuto e conosciutissimo, quindi vedi nel tuo futuro non solo il cinema d'autore, ma un'internazionalità, cioè ti senti attore europeo e quindi ti vedi anche in questo. Sì, assolutamente sì. Non, cioè, credo sia stupido, soprattutto al giorno d'oggi, porsi delle limitazioni, no? Vista l'internazionalità che stiamo vivendo, però dal mio canto ho sempre pensato a qualcosa che andasse oltre i confini italiani, sempre da piccolo, 8 anni, sempre là. Sempre lì, ma Nel quello è tutto. senso, senso che c'è la voglia di affrontare nuove sfide, non che in Italia non ci sia, anzi, però ci sono mondi diversi, visioni diverse e perché no, delle sfide bellissime che spero mi attendano. Quindi sì, spero in un'internazionalità, adesso vedremo. Un'ultima domanda anche molto, diciamo, connessa con il festival. Il festival cerca di promuovere appunto i corti, le opere del bacino mediterraneo e quindi favorire quelle opere che parlino e comunque esaltino l'interscambio culturale, l'emigrazione, le differenze culturali. Quanto è importante anche per un attore supportare questo? Tu l'hai fatto? Lo stai facendo, forse per caso, grazie ai ruoli che ti propongono, però ecco quanto senti anche una responsabilità dell'arte e del tuo lavoro di attore nel promuovere certe tematiche e certi valori importanti. Sì, no, assolutamente. Io credo che l'arte non abbia confini, cioè lo puoi capire banalmente, secondo me, quando vedi un film in lingua originale, nel senso che magari prendi un film cinese, giapponese o orientale o prendi un film indiano, magari non capisci la lingua, ma il senso e l'emotività che ti trasmette l'attore, il film, ti arriva dritto al cuore. E quella secondo me è l'arte. L'arte non ha confini, non ha lingue, non ha razze, non ha niente. Quello che interessa è colpire l'essere umano e soprattutto oggi ne abbiamo bisogno, visto purtroppo tutto l'uso che facciamo della tecnologia e di tutte queste cose, di alzare, cioè l'arte è proprio il compito di alzare il nostro sguardo e di colpirci nel profondo. E quindi invece di tenere questa testa bassa sui telefoni, alzarla e veramente riconnetterci con noi stessi. E l'internazionalità ha anche questo, cioè paesi di culture diverse che si uniscono e portano ognuno la propria originalità e le proprie idee mescolate. Potrebbe venire davvero fuori qualcosa di fantastico. In altri paesi già si fa tanto di più, in Italia piano piano lo stiamo facendo, però sicuramente qualcosa che superi i confini può solo che fare bene. Allora, stai stragirando, quindi non ti rubo il tuo tempo, non credo tu mi possa dire cosa stai facendo, quindi dobbiamo solo sperare che... Al momento quello che sto facendo adesso te lo posso dire, quello che farò in futuro no. Va bene, già è un inizio. No, nel senso stiamo raccontando questa storia purtroppo triste, italiana, la storia di Alfredino Rampi, il bambino che nell'81 perse la vita nel pozzo artesiano. E è una storia molto, molto pesante, che però anche quella necessita, cioè c'è bisogno di raccontarla, perché dopo di quella sono successe tante cose. Tipo la nascita della protezione civile o
o comunque sia, cioè, è stata la prima storia dove c'è stata una diretta di 24 ore in Italia, cosa che non era mai successa. Quindi noi la stiamo raccontando, è difficile ogni volta andare sul set e approcciarsi a determinate tematiche, soprattutto perché ho conosciuto anche il mio personaggio dal vivo, cioè nel senso, è una cosa che non mi era mai successa. E sentire le loro testimonianze È un'altra. ti rende ancora più responsabile a dover raccontare questa storia in un certo modo e comunque sai e vedi quanto la ferita sia ancora aperta dopo 40 anni, perché l'anno prossimo, giugno, saranno 40 anni dalla scomparsa di Alfredino. Quindi quando parlavo di storie che hanno necessità di essere raccontate, intendevo anche questo. Per quanto sia difficile, c'è bisogno di raccontare anche queste storie. Giacomo, che dire? Io ti ringrazio per essere stati con noi. Pepe, un bacione. Grazie mille. A te. Ciao. Buon tutto, grazie. Ed io ringrazio Giacomo Ferrara, padrino, Master of Ceremonies della 16ª edizione del Festival Passaggi d'Autore di Santiago dal 3 all'8 dicembre su FestivalScope e su passaggidautore.it. Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, da Festival Insider.